Buonasera a tutti, cari amici, grazie di stare anche stasera con noi. Aspettiamo i primi che si collegano. Allora, stasera parliamo dell'incontro di due mondi straordinari, quello dei Templari e quello delle stelle. E io a questo proposito saluto subito l'ospite di stasera, Adriano Gaspani. Buonasera, ci senti? Buonasera, ci sono, buonasera. Prova audio è andata. Allora, cavalieri e stelle. E cavalieri non qualunque, cavalieri templari, quindi insomma due mondi che hanno da sempre, da secoli, affascinano un po' gli uomini di ogni epoca e di ogni cultura. E il cavaliere templare, oggi quando parliamo di cavalieri, diciamo i templari sono quelli che ci vengono in mente. Tra le figure che ci vengono in mente per primi, e poi abbiamo le stelle, il cielo ci affascina da sempre, ci ispira, ci attrae nell'infinito. Allora, io Adriano ti vorrei fare subito una domanda, ma secondo Dimmi. te, dopo così tanti secoli, oltre 7 secoli, come mai i cavalieri templari esercitano ancora tutta questa curiosità, questa attrazione e sono anche un po' di esempio, no? Perché il codice del Cavaliere Templare c'è chi lo segue, chi lo studia, chi l'ammira, però insomma hanno molta presa su tutti. Come la spieghi questa cosa, secondo te? Secondo me è perché hanno fatto una brutta fine. Cioè, al contrario degli altri ordini monastico-militari, in realtà sono stati gli unici che sono stati perseguitati, che sono stati fatti dichiarare eretici furbescamente perché erano diventati molto ricchi, quindi avevano prestato soldi al re di Francia che non era riuscito a restituirli, e per cui Guillaume de Nogaret, suo consigliere, ha pensato bene di farli dichiarare eretici perché secondo il diritto canonico agli eretici non si pagano i debiti. E poi chiaramente una certa voglia di mettere le mani sul tesoro, cosa che non ha, nessuno è mai riuscito, per quello che se ne sa, voglio dire, infatti lo cercano ancora adesso, no? Quindi diciamo lo strano epilogo tragico che hanno avuto, almeno diciamo in buona parte dell'Europa, perché in Portogallo no, in Scozia no, ma il resto dell'Europa, in Italia settentrionale, grazie a Reinaldo la Concorrezza, non sono stati perseguitati più di tanto, è cambiato ordine, ma per il resto, diciamo, il fascino che ancora hanno, secondo me, è dovuto proprio a quello, che al contrario degli altri ordini, Giovanniti, eccetera, teutonici, hanno avuto questo epilogo tragico, che ovviamente è entrato nella storia, è stato fonte di ricerche, di ricerche documentari, ho cercato di capire delle cose. E quindi, diciamo, secondo me è lì il nodo, che alla fine non è stato ancora sciolto. Poi c'è la questione del tesoro, che lo cercano praticamente nei posti più assurdi, nei posti più strani, ma comunque pare che finora non sia stato trovato. I Templari, certo, c'è questo tesoro mitico, misterioso che nessuno ha mai trovato, ma tutti vorrebbero trovare. Chissà Vabbè, che cosa sarà e chissà dove l'hanno nascosto, soprattutto. e chissà E dove l'hanno chissà nascosto, ma che quello secondo che me tu. non l'hanno nascosto, voglio dire, sarà stato, diciamo, diviso e portato in posti diversi, quindi voglio dire, magari ce ne sono tanti di tesori dei Templari in posti diversi, chiaramente nascosti, quindi uno sospetta di trovare magari una grande quantità di ricchezza, invece alla fine sono ridotte quantità, una in Scozia, altre in Portogallo, l'altra che ne so in Lituania, eccetera. Per cui, oddio, i cavalieri teutonici dopo il 1307 sono diventati misteriosamente ricchi di colpo, eh? E hanno cominciato a costruire castelli, cose, soprattutto in Polonia. E mulini, castelli, eccetera, e quindi misteriosamente sono diventati molto ricchi. Quindi può darsi che loro abbiano messo le mani su parte di queste ricchezze, però non è documentato assolutamente nulla.
Quindi anche questo tesoro misterioso contribuisce al fascino. Sicuramente erano ricchi, ma non sappiamo poi questo tesoro veramente che cosa sia. Magari non è nemmeno una cosa di materiale, ma magari è immateriale. Insomma, Magari visto conoscevano che, qualcosa di particolare. no, ma visto che hanno inventato il sistema bancario e visto che collezionavano ricchezze materiali, monete d'oro proprio, oltre che terre, eccetera, è abbastanza probabile che il tesoro sia fatto non tanto da reperti archeologici particolari, eccetera, che poi si sono inventati anche quelli. Si chiama i neotemplari, chiamiamoli così, quelli che seguono ora, diciamo, l'impostazione, diciamo, esoterica di quest'ordine. Si sono inventati anche la presunta conoscenza del Graal, tutte queste cose. Ovviamente non è documentato nulla, quindi il risultato siamo sempre al punto di partenza. Sì, perché c'è anche questo aspetto legato anche all'esoterico, no? Che esercita Sì, il suo certo. mistero. Esatto. Allora, e stasera Adriano ci svela alcuni dei segreti dei Templari. Poi abbiamo anche questa famosa maledizione del Templare che contribuisce a questa storia, però insomma oggi l'argomento è un altro, e l'argomento appunto i Templari e le stelle, il codice astronomico dei Templari, e chissà che qui ci sarà qualche indizio anche sul loro tesoro. Quindi Adriano, iniziamo a dire qualcosa di questo argomento. Bene, allora, io direi, prima di tutto il titolo può essere frainteso, perché in termini medievali, quando si dice codice, uno pensa a un manoscritto, pensa a un documento, e in realtà, poi va bene, si vedrà dalle slide, non si parla di un documento, ma ce ne sono tanti, voglio dire, non si parla, quindi il codice astronomico non è un documento templare che parla di astronomia, è l'insieme delle loro conoscenze astronomiche, geometriche, esoteriche, che applicavano, vedevo nell'architettura, nella liturgia e tante altre cose. Quindi, voglio dire, chiariamo subito questo aspetto. Detto questo, direi che possiamo partire, giusto? Sì. Benissimo, ok. Detto questo, prima cosa da fare, proprio due slide per dire chi sono. Ecco, il tipico templare andava in giro conciato così, vestito così, cioè praticamente con la cotta di maglia, ovviamente erano monaci guerrieri, quindi combattevano, con il simbolo della croce rossa sulla veste bianca, che poi. Quel simbolo è relativamente tardo perché in realtà i colori originali dei Templari erano bianchi e neri, il Bossante era bianco e nero. Quindi, dire, poi successivamente, per diciamo, una decisione del Papa, adottarono la croce rossa sulla veste bianca. Altri ordini monastici, che poi non c'erano mica solo loro, avevano altri colori sia per la croce sia per l'abito. Un minimo di storia prima di entrare diciamo, nel merito delle cose che ci interessano, è la nascita dell'ordine templare, si colloca in Terra Santa, nel periodo, diciamo, della prima crociata, quindi questa è stata indetta nel 1096, quindi 1118-1119, i mitici 9 cavalieri, poi lì è tutta leggenda, perché figuriamoci. Nessuno sa se veramente Hugues de Pagnol e Goffredo di Saint-Omer siano esistiti, ma comunque a un certo punto compare questo gruppo di cavalieri, di nobili, chi dice francesi, ma addirittura ci sono certe idee intorno a Hugues de Payens, che forse in realtà Ugo de Paganis italiano, ma comunque non lo si sa molto bene. E loro riescono a ottenere da Baldovino I di Gerusalemme, re di Gerusalemme, appunto, la possibilità di risiedere nei pressi della spianata del Tempio, e prendono il nome da quello, cioè dal Tempio di Gerusalemme.
Quello che ebbe l'idea di fondare questo ordine monastico guerriero è lui, cioè Bernardo di Chiaravalle, quindi San Bernardo di Clairvaux, fondatore anche dell'ordine dei cistercensi. L'ordine viene ufficializzato nel 1129, quando il Papa ovviamente approva la regola, e chiaramente l'ha approvata perché Bernardo di Chiaravalle l'ha stressato talmente tanto che il Papa gli ha dato ascolto, e però, voglio dire, questo ruolo doppio di monaci e combattenti, cioè voglio dire, hai un monaco cristiano con tutta la regola e tutte le prerogative monastiche, però con la licenza di uccidere, e fu sempre fonte di perplessità in ambito cristiano. Vabbè, anche gli altri ordini guerrieri, perché voglio dire, anche gli altri ordini monastici guerrieri avevano questo problema, però facevano comodo perché in Terra Santa combattevano e, diciamo, svolgevano un po' un ruolo molto, molto simile, se vogliamo, a quello dei carabinieri di oggi, cioè dire, erano i custodi della sicurezza dei pellegrini e delle vie di comunicazione dove c'erano queste commende o queste mansio, per cui loro erano sempre pronti a proteggere i pellegrini dall'assalto di briganti e gente del genere. Allora, quindi, voglio dire, chiaramente tenere su una struttura come quella dei Templari era costoso, perché al di là dei cavalieri, e poi c'era tutto un substrato di altri personaggi non cavalieri, che però ovviamente erano necessari per il supporto alla parte combattente. E siccome appunto la parte combattente costava molto, sia di equipaggiamento e di tutto ciò che chiaramente, e di armamento, di tutto ciò che serviva, allora pensarono bene di fare quattrini, di fare soldi, e praticamente inventarono il più avanzato sistema bancario dell'epoca. Cioè, voglio dire, una delle cose che loro inventarono fu la lettera di credito, nel senso che se un pellegrino doveva andare in Terra Santa, prima di partire andava alla più vicina mansio commenda con il sacchetto di monete d'oro, le consegnava, gli veniva rilasciata una lettera di credito nominativa, quindi non rubabile. Quando questo arrivava in Terra Santa o dove doveva andare, si rivolgeva con questa lettera alla commenda o alla mansio più vicina e riceveva indietro le sue monete d'oro meno una piccola parte, che era l'interesse praticamente di chi gli aveva fatto il servizio del poter viaggiare in sicurezza non portandosi l'oro praticamente. L'ordine cresce nei 2 o 3 secoli, i 2 secoli in cui è stato protagonista della scena. L'ordine cresce, e crescendo cosa fa? Fa soldi, prestando fra l'altro quattrini a chi ne ha bisogno. Quindi, ad esempio, il periodo del 1200-1300, il periodo dove vengono costruite le grandi cattedrali, è sbagliato dire che le cattedrali e i templari c'entrano, assolutamente no. I templari semplicemente avevano prestato i soldi alle amministrazioni comunali delle varie città in modo che potessero costruire la cattedrale, poi li ricendevano indietro con opportuno interesse. Il problema è che hanno prestato un sacco di soldi anche al re di Francia, Filippo il Bello, perché era in bancarotta dopo le varie guerre, e lui non è più stato in grado di restituirli, visto che erano tanti, voglio dire, la somma era considerevole. E allora ha pensato bene, appunto, come ho detto all'inizio, rispondendo alla domanda, di farli dichiarare eretici. D'altra parte il Papa ce l'aveva ad Avignone, quindi dietro casa, tra virgolette, e risultato, vennero dichiarati eretici, vennero perseguitati, e poi Filippo il Bello aveva anche l'idea, probabilmente, una volta che l'ordine era stato dissoluto, di recuperare magari anche il tesoro, cosa che non gli riuscì mai. Quindi alla fine, con processi vari, eccetera, tra il 1312 e il 1314 l'ordine va incontro alla completa dissoluzione, salvo appunto in Portogallo e in Scozia. Jean de Molay, l'ultimo maestro
viene bruciato appunto a Parigi e lì finisce praticamente. Però, voglio dire, l'obiettivo di questa chiacchierata non è quello di fare la storia dei Templari, perché voglio dire, ce n'è, è stata affrontata, studiata, eccetera. Quello di cui mi occupo io stasera è di un aspetto trascurato, se vogliamo, e cioè il loro sapere astronomico, esoterico, eccetera, e come lo gestivano. E lo applicavano praticamente. Allora, prima di tutto, diciamo, l'ordine templare è organizzato in mansio, comanderie, commende, eccetera. E fra l'altro, qui vedete su questa slide il tipico schema di una comanderia templare, cioè abbiamo la chiesa, in genere abside piatta, nello stile cistercense, ma poi vedremo non sempre era così, una serie di edifici che delimitavano uno spazio, quindi un cortile, edifici di servizio, il refettorio per cavalieri e il personale non cavaliere, ma chiaramente personale ausiliario, chiamiamolo così, le scuderie e le stalle e il cortile. Ecco, intorno a queste comanderie tendenzialmente esistevano, salvo quelle nelle città, campi coltivati che producevano reddito, e che ovviamente incrementavano i loro guadagni. Diciamo, la struttura comunque di una comanderia templare tendenzialmente viene a essere modellata secondo le direzioni cardinali astronomiche, quindi nord, sud, est, ovest, in modo che la chiesa sia allineata da ovest a est con la porta ovest dell'abside a est, a oriente, poi vedevo che è proprio est, l'est astronomico, e diciamo il resto intorno, grosso modo, viene allineato secondo lo schema proprio dei punti cardinali. Dobbiamo chiederci, ne troviamo ancora, perché voglio dire, quello schema non parte da zero, voglio dire, quello schema è stato ricostruito utilizzando ciò che è rimasto, l'architettura che è rimasta. Per esempio, c'è un quartiere di Bergamo, fra l'altro individuabilissimo, perché questa via principale si chiama Via Masone, proprio perché c'era la Mansio Templare. E noi abbiamo ancora la chiesa di Santa Maria Elisabetta, che è questa, e questo spazio, che adesso è privato, proprio il sito della Comanderia Templare di Bergamo, oltre alla chiesa, fatto allineata in questo caso sul sorgere del sole al solstizio d'inverno, e oltre alla chiesa vediamo un torrione, un altro torrione, qui poi degli edifici chiaramente. Quindi questo spazio, la Mansio Templare di Bergamo, è stata poi chiaramente venduta ai privati, eccetera, ma gli edifici principali sono ancora quelli. Per esempio, un'altra tipica mansio sopravvissuta, che adesso è una cascina, è un insediamento agricolo, un'azienda agricola, è Santa Maria di Isana. Isana è vicino a Livorno Ferraris, quindi in Piemonte. E qui cosa vedete? Vedete la struttura tipica, ma questa volta, siccome la struttura degli edifici non è allineata sulle direzioni cardinali, questa immagine di Google Earth al nord in alto, che lo vedete qui, ma la chiesa comunque, guardatela qui, vediamo se... No, non ce l'ho ingrandita, vabbè, è questa qui. Storta perché nonostante gli edifici siano allineati secondo convenienza di territorio, la chiesa invece viene allineata molto bene sulla direzione equinoziale, sull'est-ovest, e quindi la si vede qui storta, diciamo, rispetto al resto del resto della struttura. Adesso appunto è un'azienda agricola visitabile, fra l'altro, e un altro luogo interessante è Castelnegrino, che è dai Curzio, molto vicino dai Curzio, e anche qui vediamo, campanile, eccolo qui, la chiesa allineata secondo la direzione equinoziale, quindi est-ovest, e il resto delle strutture tendenzialmente sono allineate
seguendo le direzioni cardinali, quindi il nord è sempre in alto. Allora, lo studio, diciamo, archeastronomico dei templari e di tutto ciò che loro hanno costruito può essere fatto adottando cinque punti di vista. Quello astronomico, e quindi chiaramente occupandoci delle loro conoscenze, quello geometrico, il simbolico religioso, storico, ovviamente, ne abbiamo già un po' parlato delle loro vicende, e ultimo ma non ultimo, quello esoterico, quello del sapere condiviso solo fra loro e non disponibile a chi dell'ordine era esterno. Allora, vediamo il primo, come veniva utilizzata l'astronomia in ambito templare. Prima di tutto il calendario liturgico. Ricordiamoci che nel Medioevo tutti i martirologi e i calendari liturgici, quelli che stabilivano quindi secondo i giorni dell'anno quali erano le funzioni che dovevano essere svolte nella Chiesa e nelle Chiese, e questo calendario liturgico ovviamente era basato sul ciclo stagionale, sul ciclo dell'anno, e vedremo che i vari giorni erano identificati dalla ricorrenza dei santi che appartenevano a dei martirologi ben precisi che erano diffusi in ambito templare e non in altri ambiti. Fra l'altro, i calendari liturgici ne abbiamo molti, ce ne sono molti manoscritti che li descrivono, che provengono un po' da tutta Europa. Il più bello di tutti è a Modena, il Missale Vetus ad Usum Templariorum, che è veramente splendido, perché oltre ad avere tutti i mesi dell'anno, ci sono anche delle annotazioni che sono state poi aggiunte dai vari personaggi, che ovviamente non sappiamo chi sono, relativamente alle morti, alle commemorazioni dei vari maestri dell'ordine. Poi un altro aspetto dell'uso dell'astronomia in ambito templare è l'orientazione astronomica delle chiese e delle cappelle. Qui ricordiamoci due cose: quando si dice una chiesa è templare, in realtà stiamoci attenti perché, vero, i templari hanno costruito chiese, certamente, e poi vedremo quali erano le regole, ma ne hanno anche ereditate tante sulla base di donazioni, per cui è chiaro che se loro acquisivano una chiesa vecchia, fondata con delle regole architettoniche che non erano le loro, non è che la smontavano per rifarla, se la tenevano così com'era, al massimo la fortificavano un attimo. Per cui, cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante i templari avessero delle regole ben precise per orientare astronomicamente le chiese e le cappelle, in realtà poi dentro il corpus architettonico delle chiese ascrivibile ai templari, in realtà ci sono anche quelle che sono orientate in maniera diversa, perché mantengono l'orientazione originale di chi le aveva fondate quando non erano ancora templari, poi i templari le acquisiscono per donazione. Poi troviamo simboli astronomici anche sui sigilli, e qui la cosa è molto interessante, perché svariati personaggi di spicco utilizzavano dei sigilli per sigillare la ceralacca, l'incire sulla ceralacca che erano sui sigilli dei documenti, con corpi celesti rappresentati, poi vedremo anche quali. Poi i templari costruiscono castelli, sono un ordine monastico militare, quindi figuriamoci. E allora a questo punto la costruzione dei castelli era principalmente fatta in termini di sistema difensivo, quindi prevaleva ovviamente la difesa. Però, per dire, qualche traccia di astronomia la vediamo, se non altro per avere l'insolazione favorevole, soprattutto d'inverno, perché il problema del Medioevo era il freddo, riscaldare i castelli era impossibile. Per cui sì, si andavano con i grandi camini, ma erano sempre estremamente difficili da riscaldare. Quindi benvenuto il sole alla mattina presto, e per cui molti castelli avevano particolari architettonici proprio orientati per prendere, diciamo, il sole alla mattina, e quindi questo veniva calcolato, veniva ideato. E dopodiché però nei castelli quello che vediamo sono i precetti astrologici,
E qui è tutto un mondo che si apre. Perché? Perché il castello deve essere costruito secondo delle regole astrologiche ben precise in modo che sia protetto. Quindi deve essere costruito quando certi luminari, per esempio Giove, per esempio Saturno, sono in certi segni zodiacali e non in altri. Perché? In questo modo era garantita, secondo le idee che circolavano all'epoca, era garantita l'inespugnabilità del castello. Poi, chiaramente, alla luce, diciamo, delle concezioni scientifiche moderne, queste erano solo credenze e superstizioni, però un effetto psicologico ce l'avevano, soprattutto su quelli che stavano dentro e che dovevano talvolta difendersi dagli assedi, cioè questa cosa, se il castello era costruito secondo la situazione celeste favorevole, questi si sentivano psicologicamente più protetti e ovviamente si difendevano meglio. Quindi i templari hanno una loro architettura con tutto un significato esoterico. C'è un problema, cioè che loro sapevano cosa fare, gli archeastronomi adesso non lo sanno e cercano di scoprirlo. Quindi esiste questo problema di noi, studiosi moderni, e loro, costruttori medievali, che sapevano orientare astronomicamente, trasponevano regole simboliche ricche di significato esoterico, condiviso solo da loro, ovviamente, e soprattutto non riuscendo ad eseguire calcoli astronomici in maniera algoritmica, cioè con i calcoli, si doveva utilizzare la geometria, con il risultato che quindi questi personaggi che costruivano erano dei grandissimi conoscitori dei testi di geometria, che poi non erano tanti, voglio dire, nel XIII secolo, XII-XIII secolo, perché chiaramente dopo la caduta dell'impero romano, moltissime opere degli agrimensori erano andate completamente perse. Pensate solo all'architettura di Vitruvio, che viene ritrovato da Poggio Bracciolini nella biblioteca di Montecassino, ma nel XV secolo. Poi adesso si sa che esisteva una copia parziale senza figure, senza disegni, che era di proprietà di un governatore della Britannia, dicono Sesto Giulio Frontino. Chi lo sa se poi effettivamente ce l'aveva lui. Quindi, voglio dire, loro sapevano cavarsela bene. Noi archeastronomi disponiamo di strumenti della Madonna, cioè dei computer, ai satelliti, eccetera, ma abbiamo il problema che il codice non lo conosciamo. Il codice astronomico degli Achaemenidei veniva tenuto segreto, cioè l'insieme delle regole, con il risultato che è un bel combattimento, voglio dire, dobbiamo riuscire a scardinare, diciamo, questo segreto che avvolge ancora oggi molte delle attività e della metodologia degli antichi architetti costruttori, soprattutto quelli dell'ordine templare, che, voglio dire, oltre a mantenere il segreto quali architetti costruttori, pure mantenevano il segreto quali cavalieri militari. Quindi addirittura, infatti, è difficilissimo trovare un documento, nonostante ce ne siano tantissimi di redazione templare, quelli sopravvissuti poi, perché poi è stato distrutto, c'è stata una damnatio memoriae. E in realtà abbiamo tantissimi documenti di tipo contabile, ma veramente le cose importanti non sono state scritte e quindi non riusciamo a trovarle. Per cui bisogna in qualche modo operare in maniera indiretta per riuscire a capire, a scoprire cosa questi qui sapevano. Quindi per codice astronomico, appunto, come vi ho detto prima, non ci si riferisce a un documento, ma si riferisce a delle idee, un insieme di idee. Quindi l'insieme delle regole astronomiche, astrologiche, simboliche, esoteriche, geometriche, pratiche, fra l'altro, per materializzare sul terreno le direzioni significative astronomicamente che servivano per orientare le costruzioni che ricordiamo essere di potere. Chiese e castelli
sono costruzioni di potere, la chiesa di potere religioso, il castello di potere secolare e militare. E quindi chiaramente dovevano essere scelte degli schemi ben precisi che avessero una valenza simbolica ed esoterica molto elevata. Dentro tutte queste idee poi esisteva la pratica, come realizzare sul terreno costruzioni con la direzione giusta, quindi come applicare la geometria e l'astronomia per determinare la direzione giusta lungo cui, o come determinare in anticipo la posizione di un certo pianeta in un segno zodiacale, perché si doveva programmare la fondazione di un castello, di una chiesa, e quindi bisognava in qualche modo, senza supporto dei calcoli moderni, riuscire a ottenere delle previsioni sulla posizione dei corpi celesti. Vero, ci riuscivano anche i babilonesi con schemi molto semplici, voglio dire, i greci, eccetera, ma attenzione che siamo nel XII secolo e molto del sapere su queste cose scientifico era andato perso. E una delle cose interessanti è che il contatto tra i templari e il mondo arabo era fortissimo, soprattutto e questo creava anche un certo scalpore, visto che il mondo arabo non era cristiano, proprio per accedere ai libri, alla documentazione che tutto sommato era una traduzione in arabo dalle documentazioni greche e latine, poiché le greche soprattutto sono state custodite dai bizantini, ma diciamo tutto ciò che era del mondo latino e del mondo romano era stato distrutto quando l'impero romano è caduto. Però, voglio dire, gli arabi si erano dati a raccogliere più possibile libri, manoscritti, notizie, eccetera, che poi loro utilizzavano dopo averle tradotte in arabo, e quindi questa roba ritorna nel mondo occidentale attraverso le traduzioni dall'arabo, cosa di cui i templari erano maestri, fra l'altro, perché non tanto i cavalieri, ma c'erano altri personaggi che si occupavano appunto di ritradurre opere che erano interessanti. Ora, ovviamente, tutte queste Abbiamo cose. problemi con l'audio un pochino, eh? Sì, Adriano, mi senti? provo a tenere il microfono più vicino. Allora, tutte. Sì, mi senti? Adesso sì, abbiamo qualche problema Sì. con l'audio. Ok, terrò il Riprendiamo un microfono attimo da qua. più vicino. Ok. Chiaramente, tutte Forse le la cose. connessione. Ecco, tutte le cose che sono state dette, ovviamente, sono figlie di un ambiente culturale, e l'ambiente culturale che i templari avevano abbracciato a piene mani era l'ambiente del XIII secolo, dello sviluppo della scuola di Chartres. La scuola di Chartres è una scuola che nasce nel capitolo della cattedrale, la scuola capitolare della cattedrale di Chartres, appunto, in Francia, e conta svariati filosofi che tentano, al contrario diciamo, di come si faceva, di seguire brutalmente i dettami religiosi della Chiesa, tentano di guardarsi intorno, osservare la natura, quindi anche il cielo, fare altre cose, no? E quindi, diciamo, è una rinascita di un gnosticismo relativamente al mondo naturale. E è interessante perché parte dal vescovo Fulberto di Chartres, e chiaramente e quanto questo intorno al 960 circa, e lui poi si mette in contatto con svariati altri personaggi, da Bernardo, Yves, Teodorico, Guglielmo di Conches, Gilberto Porretano, Giovanni di Salisbury, quindi non solo gente della cattedrale di Chartres, ma anche gente studiosi diffusi in tutta Europa, e quindi riprendono la teologia cristiana, però cosa fanno? La rivedono sotto
così il punto di vista della filosofia platoniana, quindi cominciano a osservare, non solo a ragionare su come la natura funziona, cominciano anche a guardarla, cosa che tutto sommato si era persa. Pensate ci fu un concilio in cui... Scusa Adriano, abbiamo dei problemi, forse hai dei problemi con la connessione, riprendiamo dalla slide quella precedente. Ma non si vede? Se no va bene, ripartiamo da qua. No, abbiamo avuto dei problemi con la connessione. Ho sentito adesso dei... funziona, no, dai, andiamo avanti. Adesso funziona? Sì, adesso sì. Ok. Allora, dicevo, l'ambiente culturale tipico a cui i templari avevano aderito era quello appunto della scuola di Chartres, scuola capitolare, con tutti i vari sviluppi, eccetera, XIII secolo, e ad opera di personaggi come Fulberto, vescovo di Chartres, e altri canonici della cattedrale più studiosi, diciamo, esterni. E questi cosa avevano fatto? Avevano ripreso lo sviluppo della teologia cristiana, però, vista dal punto di vista, utilizzando il punto di vista della filosofia platoniana, quindi di fatto non solo ragionando in termini di idee, ma anche di osservazione della natura, e poi vedere se queste idee quadravano con l'osservazione dei fenomeni naturali. Una delle cose interessanti da ricordare è che, per esempio, in quel periodo lì, e già da svariati secoli prima, era vietato occuparsi di astronomia. Perché? Perché l'occuparsi di astronomia voleva dire cercare di capire le leggi che regolano il moto dei corpi celesti. Ma siccome i corpi celesti si muovono in un certo modo perché Dio ha voluto così, tentare di comprendere i meccanismi di movimento voleva dire cercare di mettersi allo stesso livello di Dio per capire il suo operato, e quindi questo era blasfemo. Quindi, voglio dire, l'astronomia viene letteralmente bandita, ma già dal V-VI secolo, salvo in Irlanda, dove comunque è un ambiente tutto diverso, quindi il cielo veniva osservato, salvo, diciamo, i problemi relativi alla data della Pasqua, che richiedevano calcoli astronomici, in qualche modo, osservazione della Luna e del Sole, calcoli astronomici. E quindi, voglio dire, un minimo veniva portato avanti. Con la scuola di Chartres ci si comincia a porsi di nuovo dei problemi su come funziona il mondo, per cui al di là poi dei dettagli filosofici, eccetera, possiamo descrivere alcune delle caratteristiche della scuola di Chartres dal punto di vista astronomico. Ecco, l'idea che avevano era sicuramente geocentrica, con la Terra al centro, la Luna chiaramente che occupava il suo strato, il suo cielo, poi il Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno e poi il firmamento stellato. Il Sole orbita intorno alla Terra, però curiosamente in orbita circolare, ma eccentrica, e si fa tutto il giro in un anno percorrendo i segni zodiacali. Che il Sole stava nel cielo del Sole, sorgeva a Oriente per tramontare a Occidente, e la Terra, ecco qui la cosa interessante, era già ritenuta sferica, rotonda perlomeno. Pensate che adesso ci sono quelli che pensano che sia piatta, per cui ok? Ed ecco, diciamo, l'idea della Terra con le quattro direzioni cardinali, Oriente, Occidente, Mezzogiorno, Mezzanotte. La struttura della Terra era questa, cioè l'Europa fatta così, voglio dire, era molto schematica, però l'Europa, il Mediterraneo, l'Africa, una zona torrida, un australe temperato, una fredda australe e una fredda settentrionale, risultato... abbiamo il globo terrestre, e poi chiaramente la cartografia non era chiaramente corretta perché era ancora decisamente presto, però l'idea che esisteva una zona equatoriale calda, una intermedia temperata, dove fra l'altro in quella settentrionale ci stava l'Europa, ci stava il mondo mediterraneo, eccetera,
E poi le fredde polari chiaramente erano ormai note. D'altra parte, voglio dire, i viaggiatori viaggiavano, i mercanti si spostavano con le merci e spostandosi con le merci portavano e diffondevano idee. Le fasi della Luna, fatto tutte queste immagini, sono recuperate dai manoscritti della scuola di Chartres, quindi voglio dire, sono riproduzioni di questi manoscritti, quindi la Terra, la Luna, con le fasi della Luna correttamente pensate, correttamente individuate, voglio dire, però, da parte, voglio dire, già dalle epoche antiche si conoscevano. E la cosa interessante, comunque, della scuola di Chartres è non pensare che le cose sono così semplicemente perché Dio le muove, ma la natura stessa ha dei cicli. Fatto è un recupero di una sapienza antica che si era persa poi in epoca medievale. Le dimensioni del Sole e della Terra, e qui ne trovate, se ne trovano varie. Qualcuno diceva che la Terra era grande come il Sole, qualcuno che il Sole era piccolino, perché si vedeva lontano e la Terra grande, o viceversa. Ok, le eclissi di Luna, vabbè, erano state correttamente individuate, con la semplice però differenza che era il Sole che girava insieme alla Luna e la Terra stava ferma. Con il risultato che comunque si era capito che le eclissi di Luna avvengono quando la Terra e il Sole, la Luna e il Sole rispetto alla stella, alla Terra stanno da parti opposte. Dire. Però potrebbero anche stare dalla stessa parte nel caso dell'eclissi, appunto, delle eclissi totali di Sole. Ma nel caso delle eclissi di Luna, la Luna deve essere dalla parte opposta del Sole rispetto alla Terra. E questo l'avevano capito molto bene. Una delle cose interessanti era questa: nonostante il sistema fosse geocentrico, quindi con la Terra in mezzo, Venere non orbitava intorno alla Terra da solo, ma Venere orbitava intorno al Sole. Quello aveva anche capito che Venere non si allontana angolarmente mai più di una quarantina di gradi dal Sole, quindi evidentemente doveva essere più vicino al Sole di quanto la Terra non lo fosse. La Terra però era al centro dell'universo, risultato, Venere sì, lo faceva ruotare intorno al Sole e anche Mercurio, ma il Sole, chiaramente portandosi dietro i due pianeti, orbitava intorno alla Terra. E la cosa è fine perché è un primo tentativo di passare dalla concezione di come funziona basata solo sulle idee a qualcosa invece basato sull'osservazione. Si erano accorti che Venere non si allontanava mai dal Sole, Mercurio ancora meno, perché chiaramente Mercurio è ancora più vicino, quindi non si poteva mai trovare il Sole e Venere dall'altra parte rispetto alla Terra, ma erano sempre in vicinanza, quindi avevano capito che Venere e il Sole che Venere orbitava intorno al Sole, anche Mercurio lo faceva. Dopodiché, cosa fanno? Fanno girare il Sole intorno alla Terra perché devono salvare la teologia, devono salvare il posto di preminenza dell'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio che gli viene data la Terra da popolare. Però è un primo passo. E quindi questo porta a un sistema cosmologico molto molto interessante perché avete la Terra qui, il Sole qui che gira intorno alla Terra e Venere che gira intorno al Sole e Mercurio che gira intorno al Sole. I due relativi cieli, questa è la sequenza praticamente che loro utilizzavano. Case zodiacali, ovviamente, case planetarie, dell'astronomia mesopotamica, poi egiziana, poi romana, eccetera. Quindi 12 segni zodiacali, 12 puri, senza il tredicesimo, e chiaramente la precessione non era ovviamente considerata, e i vari pianeti con i loro cieli che passano a secondo dei loro periodi da una costellazione a quell'altra, da un segno a quell'altro, e a secondo poi dove si trovano, si traggono auspici quando si costruiscono le cose. Bene, adesso ovviamente tocca un po' a noi, cioè moderni, considerare le cose. Ricordatevi che gli archeastronomi utilizzano come sistema base per le misure il sistema altazimutale, che è
basato sull'orizzonte astronomico, e quindi il Sole oppure una stella è identificabile in un certo luogo e solo in quello, diciamo, con due coordinate, un azimut e un'altezza. Quindi l'azimut lo misurate sull'orizzonte e l'altezza in perpendicolare, per quello che si chiama altezza azimutale. Mentre il sistema equatoriale invece prevede praticamente due coordinate diverse e l'ascensione retta, la declinazione. Grosso modo, il sistema equatoriale non è altro che il sistema delle coordinate geografiche della Terra esploso sulla sfera celeste, quindi alla latitudine viene fatta corrispondere la declinazione, alla longitudine l'ascensione retta. I punti di partenza però sono uguali, cioè il punto gamma, cioè il punto occupato dal Sole all'equinozio di primavera. Quindi noi per studiare templari, ma anche tutto il resto, voglio dire, l'archeastronomia utilizza questo per fare le misure, si sposta a questo per fare i calcoli e ritorna a questo per verificare i risultati. Detto questo, vediamo un attimo, solstizi ed equinozi sono fondamentali dal punto di vista della ripartizione stagionale dell'anno, ma sono fondamentali anche per i calendari liturgici, perché al solstizio d'inverno è accoppiato il Natale, all'equinozio di primavera è accoppiata la Pasqua, ma anche l'Annunciazione, che vedremo che per i templari è importante. Ecco, quindi il Sole, praticamente visto dalla Terra, sembra percorrere sulla sfera celeste la sua traiettoria durante un anno, passando dall'equinozio di primavera al solstizio d'estate, all'equinozio di autunno, al solstizio d'inverno e poi riproponendo il ciclo l'anno dopo. Ecco, la traiettoria del Sole si chiama appunto eclittica e invece che è inclinata di 23 gradi e mezzo rispetto all'equatore celeste. Se andiamo a vedere sulla sfera celeste la traiettoria solare spianata su una proiezione piana, vediamo che questo cerchio diventa una sinusoide. E questo dà origine ai calendari liturgici, perché? Perché chiaramente gli equinozi e i solstizi non si chiamano equinozi e solstizi da solo, ma gli viene praticamente accoppiato, ciascuna di queste posizioni, una festa ovviamente liturgica cristiana. Quindi all'equinozio di primavera viene accoppiata l'Annunciazione, che è il 25 di marzo, oppure la Pasqua, che però, siccome ha i vincoli lunari, si sposta, può essere in marzo, ma può andare anche in aprile. Il solstizio d'estate non era indicato nei documenti come solstizio, era indicato come giorno di San Giovanni Battista. L'equinozio di primavera, perché l'equinozio di autunno per i templari corrispondeva all'Annunciazione ad Elisabetta e chiaramente al solstizio d'inverno, la Natività, quindi il Natale. Andando a vedere i documenti che ci sono sostanzialmente due cicli che venivano utilizzati nei calendari liturgici. Il ciclo equinoziale, che faceva partire l'anno il 25 di marzo, data dell'Annunciazione, poi la Pasqua era lì, un po' più avanti o più indietro, perché è mobile, e poi c'è tutta una serie di santi che troviamo sui manoscritti liturgici templari. E se sono questi praticamente, e ogni santo ha il suo giorno. Fra l'altro, i manoscritti liturgici templari spesso non coincidono con i martirologi utilizzati fuori dall'ordine. Quindi il ciclo equinoziale inizia il 25 di marzo e finisce il 24 di marzo dell'anno dopo. E chiaramente non tutti i giorni dell'anno hanno il loro santo principale, voglio dire, ce ne sono molti che sono vuoti, tipo dal 24 febbraio al 25 marzo c'è niente. Ecco. E questo qui lo troviamo su questi manoscritti indicati qua sotto. Però abbiamo anche il ciclo solstiziale, che sembrava più diffuso. Il ciclo solstiziale faceva partire l'anno dal Natale e si svolgeva lungo l'anno. Tornando al Natale, insomma, un anno dopo, praticamente. E tutte le date, compresi i solstizi ed equinozi, avevano un santo praticamente
I due calendari di turni sono sostanzialmente uno corrispondente a quell'altro, però con i punti di partenza e di arrivo diversi, ma grosso modo, okay. Troviamo i due San Giovanni, l'Evangelista il 27 dicembre, San Giovanni Battista invece verso, eccolo qui, il 24 di giugno, ed erano i santi sostiziali, solstizio d'inverno San Giovanni Evangelista e solstizio d'estate San Giovanni Battista, quando lo vediamo anche nel ciclo equinoziale. Quindi il calendario liturgico era basato quindi sugli eventi astronomici, con delle date secondo il calendario giuliano, perché allora era quello che era in vigore, prima del 1582, calendario giuliano, quello riformato da Giulio Cesare, la Sosigene, poi su incarico di Cesare. E ecco qui le ricorrenze liturgiche che noi troviamo dentro appunto i manoscritti. E quindi chiaramente cosa succedeva? Succedeva che anche la data di consacrazione di una chiesa o la data di fondazione veniva scelta utilizzando quei particolari martirologi a cui veniva accoppiato anche un significato astrologico che cambiava di anno in anno, perché i corpi celesti, muovendosi apparentemente sulla sfera celeste, occupavano negli anni e nei giorni dell'anno segni diversi. Per esempio, Saturno rimane 2 anni nello stesso segno zodiacale, poi si sposta in quello vicino, ci rimane ancora 2 anni e così via. Invece Mercurio, Venere vanno a spasso, anche Marte allegramente se ne va a spasso. Giove fa tutto il giro dell'eclittica in 12 anni, quindi è più veloce di Saturno, sta circa in un cambia segno praticamente ogni anno, un segno ogni anno, grosso modo, e per cui chiaramente tutto questo meccanismo ad orologeria che si vedeva in cielo veniva accoppiato con i calendari liturgici, e sulla base delle posizioni favorevoli dei corpi celesti nel segno zodiacale, sulla sfera celeste, e coi santi che sono tipici dei due, dei martirologi, dei calendari liturgici, sceglievano le date per fare, nel caso delle chiese, due cose fondamentali. Uno, la posa della prima pietra, quindi la fondazione, l'orientazione era già avvenuta prima. Due, a chiesa finita, la consacrazione. Entrambi devono essere astrologicamente favorevoli e scelti, fra l'altro, in modo tale che anche, diciamo, il martirologio giocasse la sua parte. Nel caso del castello, lo stesso, voglio dire, c'è la data di fondazione, poi c'è la data di termine dei lavori. La data dei termini dei lavori prevedeva che venisse nascosto da qualche parte, su qualche pietra che non doveva essere trovata, il segno zodiacale della data di fine della costruzione, quindi all'entrata poi in esercizio del castello. Finché non si trovava quella pietra, il castello poteva essere inespugnabile. E d'altra parte, una delle cose che si fa nei castelli è proprio cercare il simbolo zodiacale nascosto. Nel caso del castello di Pianzano l'ho trovato io, mi ricordo, tanti anni fa. Allora, quindi le chiese templari sono sostanzialmente di due tipi, quelle costruite da loro a pianta rettangolare. Un esempio è la chiesa di Sticciano, eccola qui, posta in maniera tale da difendere il paese, quindi era quella struttura difensiva, oppure quelle circolari, pianta circolare, fatte utilizzando come modello il Santo Sepolcro, la chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Qui abbiamo quella di Eiker a Bornholm, l'isola di Bornholm in Danimarca. Tendenzialmente le chiese circolari sono più diffuse nel nord Europa. I templari del nord Europa, quindi svedesi, danesi, eccetera, tendono a costruire chiese circolari. Mentre invece i templari di casa nostra, quindi italiani, francesi, tedeschi, eccetera, tendono a costruire invece rettangolare. E questa cosa è interessante perché, se andate anche a Londra, cioè la cappella templare è tonda, cioè
nel nord Europa si cerca di riprodurre il Santo Sepolcro, invece noi, da noi no, da noi si rimane sulla pianta rettangolare. Comunque entrambe hanno l'orientazione astronomica, voglio dire, questa equinoziale, giustamente asse della navata, nel caso di quelle circolari con l'appendice, col presbiterio, l'asse del presbiterio, ovviamente, che deve essere orientato in certi punti ben precisi. Eccola quella di Sticciano, tipica chiesa templare fortificata, perché in caso di necessità ci si poteva chiudere dentro. Quindi poche finestre, feritoie soprattutto, e questa qui è appunto quella di Eiker nell'isola di Bornholm, che è politicamente in territorio danese, poi in realtà era svedese una volta. Allora, cosa facciamo noi archeastronomi per cercare di capire le regole di orientazione? Prima di tutto prendiamo le chiese che sono sopravvissute e ne misuriamo la direzione dell'asse della navata. Rispetto alla direzione nord del meridiano astronomico locale, quell'angolino lì è l'angolo di azimuth, che è quello che se la chiesa è allineata sulla linea equinoziale è 90 gradi esatti. Attenti. Se è sul solstizio d'estate è di meno di 90 gradi, circa 55-56 gradi, se è sul solstizio d'inverno intorno alle nostre latitudini di 125 gradi. Quindi l'architettura sacra templare viene costruita ogni tanto geometria, sì, ma tutta una serie di prescrizioni liturgiche che sono quelle della Curia Romana che per secoli sono state imposte, propugnate, non rispettate da determinate popolazioni, soprattutto quelle germaniche, per esempio, oppure dai monaci irlandesi, soprattutto all'inizio, e però i templari le rispettano molto strettamente. D'altra parte, voglio dire, un certo legame con la curia romana, i templari ce l'avevano, voglio dire, loro dovevano alla fine obbedire sostanzialmente, oltre al loro maestro, chiaramente alle prescrizioni papali. Quindi, voglio dire, si va molto indietro nel tempo e ovviamente il corpo della Chiesa, la Domus, deve essere orientata verso Oriente, diretta verso l'Oriente, e anche per pregare ci si rivolge a Oriente. Poi ci sono degli aneddoti interessanti sulla moschea di Gerusalemme, che era in mano ai templari, di fatto che permettevano comunque anche ai non cristiani di andarci a pregare. Però chiaramente c'è un manoscritto che racconta di questo personaggio dell'ordine templare che chiede a uno che sta pregando, un musulmano che sta pregando, perché non guarda ad est quando prega. In realtà questo cercava probabilmente la Mecca, o non lo so. Dagli atti del concilio di Nicea, quindi 325 d.C., di nuovo, allora, fine face, altare verso orantes orientem solem, quindi chiaramente verso l'oriente e dove il sole sorge, perché il sole è il simbolo di Cristo, della giustizia, della luce del mondo, eccetera. Ecco, un'altra cosa che trovate nelle Costituzioni Apostoliche, 4 secolo, ed esseritio oblunga ad orientem versa, navi simili, quindi la Chiesa deve essere una cosa che l'aula principale è assimilabile a una nave, da lì viene il termine navata delle Chiese, appunto, orientata verso appunto l'Oriente, verso Est. E c'è la mitica incazzatura di Guglielmo d'Orlando Lamende, che nel XIII secolo dice: beh, dovete orientare le chiese e girarvi voi a pregare verso l'Oriente, dove il sole sorge, l'Ortum Solis, non orientare verso i punti solstiziali, verso i solstizi, come fa qualcuno. Il qualcuno erano tendenzialmente architetti di formazione germanica o di formazione nord-europea, che comunque si portavano dietro soprattutto quelli scandinavi, la passione, diciamo così, per il solstizio d'estate, il giorno più luminoso dell'anno, e quindi ti orientavano le chiese verso il sorgere del sole al solstizio d'estate, invece
che verso gli equinozi, questo faceva arrabbiare moltissimo Guillaume Durand-Demande. Quindi, nell'architettura sacra temporale, vediamo gli occupati di geometria e dell'orientazione storica, come facevano. Allora, cosa si fa per capire? Semplicemente avete tutta una serie di chiese ascrivibili, quindi costruite dai templari, e questo c'è della documentazione che ve lo dice. Se non c'è della documentazione lo si può scoprire, e vediamo che le chiese hanno, quelle rettangolari nostre, una certa geometria. L'abside può esserci o non esserci. Se ne studiate tante, uno ricostruisce la distribuzione di probabilità, e quindi quando uno ha una chiesa templare può calcolare, misurando l'orientazione, un certo livello di probabilità che quella chiesa sia effettivamente ascrivibile ai templari, perché ci sono dei casi dubbi. Nel caso dei casi dubbi, la distribuzione di probabilità relativa alla geometria aiuta. Quindi, voglio dire, ci sono quelle senza abside. Ecco, quelle senza abside è curioso perché la geometria è molto tipica, cioè la lunghezza è il doppio della larghezza. Quindi le aule delle chiese templari sono sempre tendenzialmente a pianta fatta a doppio quadrato adiacente. Quindi 2, diciamo A su B, B su A diventa 2. Nel caso invece che abbiano un abside tondo e siano state costruite dai templari, vabbè, l'abside è ampio, diciamo il raggio come metà del quadrato, quindi 2,5 diventa il rapporto A su B. E sono tutte così, entro i margini di errore ovviamente delle misure, del deterioramento poi nei secoli, eccetera. Un'altra cosa è relativa all'orientazione. L'angolo di orientazione è tendenzialmente 90 gradi con delle deviazioni, ovviamente. Ma comunque, anche qui, se io vado a misurare una chiesa templare e non sono sicuro che lo sia, ho la possibilità sulla base dell'orientazione di sapere qual è la probabilità che questa sia effettivamente stata costruita secondo i criteri dell'ordine templare. Quindi abbiamo un algoritmo per valutare che è formato da tre probabilità, una sull'orientazione astronomica, una il rapporto assiale e una sulla geometria, quindi sulla lunghezza di fatto. Risultato, noi riusciamo ad avere delle regole geometriche ricavate dallo studio di tante chiese che ci permettono, se noi siamo alle prese con una chiesa che qualcuno ci viene a dire che l'hanno fatta sui templari, in realtà possiamo sapere quant'è la probabilità che sia vero. E questo algoritmo ha un tasso di successo del 94,8%, questo sperimentalmente. L'orientazione equinoziale ovviamente vuol dire che è allineata su questa direzione, l'asse della navata dove sorge il sole agli equinozi, e dall'altra parte dove tramonta. Cosa interessante è che questa linea si mantiene invariata per tutte le latitudini, mentre le direzioni sostanziali no, con il risultato che le chiese templari, entro un margine d'errore di circa 12 gradi, sono tutte parallele in tutta Europa. Salvo, diciamo, ovviamente c'è una distribuzione di probabilità perché ci sono dei margini d'errore, ma voglio dire, entro i 12 gradi sono tendenzialmente tutte allineate nello stesso modo e sono praticamente tutte parallele dalla Scandinavia fino alla Terra Santa, praticamente. Come le orientavano? Dal punto di vista delle conoscenze geometriche, diciamo, il bestseller, il testo bestseller di quell'epoca era il Geometria Gerberti, scritto appunto da Gerbert d'Aurillac, Papa Silvestro II, e che una lista di 93 problemi geometrici. Silvestro II diventa Papa nel 999, poi ha una vita travagliata, era un bel elemento, un bel trafficone politico. Un personaggio che aveva studiato nella Spagna saracena, nonostante fosse un monaco benedettino,
personaggio che organizza l'assassinio del vescovo di Reims per diventare vescovo lui, poi lo beccano, per cui viene destituito con un conclave, se la dà a gambe, diventa abate di Bobbio, ma a Bobbio ci sta solo 8 mesi perché scopre che il Cellarium, che era il monaco incaricato degli approvvigionamenti alle mani lunghe, e per cui buona parte degli approvvigionamenti finiscono nei magazzini del vescovo di Pavia, solo che il vescovo di Pavia è più potente di lui, per cui deve tagliare la corda di corsa e tornare a Reims. Anche lì però lo cercano perché si ricordavano di quello che aveva combinato prima. Lo va alla corte di Ottone II, poi diventa precettore di Ottone III. Questo lo fa diventare, diciamo, ad autorità vescovo a Ravenna e poi papa. Bello che lui diventa papa nel 900. 99 e viene deposto praticamente 2 anni dopo. Ottone III scende in Italia, lo rimette sul soglio pontificio, poi 2 anni dopo misteriosamente cade dalle scale e poi muore. La sua opera principale sono tutte opere, fra l'altro, di astronomia, di aritmomachia, quindi sul gioco degli scacchi, per esempio, come si giocava allora. Di astronomia sulla costruzione delle sfere celesti, quindi questo è l'unico papa astronomo e matematico ritenuto uno stregone, seppellito non nella Galleria dei Papi, ma in San Giovanni in Laterano, con una lapide commemorativa piena di insulti, che dice che lui aveva una testa di demonio che gli dettava i teoremi e queste cose qua. E comunque il Geometria Gerberti è stato il testo praticamente utilizzato, qui vedete quello contenuto nel Monumenta Germanica Historia Scriptores, eccetera, eccetera, e questo è un manoscritto del 1005. Ecco, la cosa interessante è che uno dei capitoli è proprio come determinare la direzione est-ovest, ma anche la nord-sud, praticamente con lo gnomone. Praticamente leggiamo Optimum ergo umbras ores est, cioè l'ombra di mezzogiorno, quindi la direzione nord-sud, bla bla bla. Come si fa a prenderla? Praticamente si pianta un bastone per terra, si traccia un cerchio, quando l'ombra alla mattina col sole a oriente tocca il cerchio, si segna quel punto, alla sera quando il sole tramonta di nuovo l'ombra dello gnomone tocca il punto, un altro punto chiaramente dall'altra parte del cerchio, si congiungono i due punti e si ottiene la direzione est-ovest lungo cui allineare una chiesa. Eccolo, diciamo, spiegato: sole alla mattina è qua, e a oriente proietta l'ombra dello gnomone a occidente. Al pomeriggio di qua, lui a occidente, la proietta, siccome però differenti lunghezze, cioè uguali lunghezze dell'ombra sul terreno, con ogni gnomone lo stesso, corrispondono uguali altezze solari, risultato, la direzione che passa per questi due punti è la est-ovest, l'astronomica, e la perpendicolare che passa per il piede dello gnomone, nord-sud, e con questo determinavano sperimentalmente le direzioni cardinali. Lo si faceva prima della fondazione della Chiesa, questa cosa poteva essere fatta qualsiasi giorno dell'anno, non necessariamente ne sono i giorni di equinozio, che fatto non erano conosciuti esattamente, perché i martirologi dicevano e i calendari dicevano 21 marzo equinozio, sì, però in realtà c'era l'errore del calendario giuliano, quindi nel 1200 l'equinozio vero e proprio, che vuol dire passaggio del Sole all'equatore celeste, avveniva intorno al 14-15, quindi dei giorni prima. In questo modo si evitava l'errore del calendario del martirologio. Poi c'erano costruzioni anche più complesse, nel senso che i due paletti potevano essere centri di altri cerchi, si costruiva la vescica piscis, che aveva proprio un significato simbolico particolare, per poi costruire la direzione nord-sud e allineare le chiese. Ecco, quando prima vi ho detto, attenzione, perché il calendario giuliano era in errore rispetto al computo astronomico, ecco, questa
Questo rettangolo azzurro vi corrisponde al periodo di sviluppo dell'ordine templare e questa è la deviazione. Se non ci fosse stata nel 1582 la riforma gregoriana che ha portato queste quattro linee, una per ogni anno, perché poi c'è il bisestile, della serie dei tre embolismici più uno, tre ordinari più un bisestile, e l'ha portato qui, quindi vedete che, per esempio, l'equinozio di primavera nel periodo appunto dello sviluppo dell'ordine templare gironzolava dal 13 al 15 di marzo, non il 21 come era scritto sui messali, come era scritto sui martirologi. Quindi chiaramente cosa succedeva? Se questi avessero orientato le chiese guardando il sorgere del sole il 21 di marzo, sbagliavano e non allineavano secondo la linea equinoziale, ma sbagliamo di almeno di ben 7 gradi, da 5 a 7 gradi, e quindi chiaramente la Chiesa veniva orientata sbagliata. Quindi i criteri di orientazione astronomica delle chiese costruite dall'ordine templare, proprio quelle fatte da loro, quindi non ereditate, sono: allineamento dell'asse della navata a vista verso il punto di levata del sole il 21 marzo. Lo facevano, certi meno sgamati lo facevano, però li becchiamo perché ovviamente il calcolo astronomico moderno li becca, cioè è capace di mettere in evidenza questo errore. Quindi diciamo l'equinozio di primavera convenzionale portato dai libri, dai messali, eccetera. Oppure allineamento dell'asse della navata a vista verso il punto di sorgere del sole il 25 marzo, data dell'Annunciazione a Maria o dell'Incarnazione. Quando l'angelo arriva e dice alla Madonna avrai un figlio, eccetera, eccetera. Sì, e questo la ereditano da San Bernardo, che San Bernardo era un patito praticamente della Vergine Maria, insomma, in tutti i suoi aspetti, ma anche l'ordine templare, eh? Anche l'ordine templare teneva in grande considerazione la Madonna. Quindi, voglio dire, tra il 21 marzo e il 25 marzo abbiamo questa banda che qui e quindi con un errore di azimuth che è dipendente dalla latitudine del luogo, e quindi studiando, sapendo dov'è la chiesa, studiando l'orientazione, noi riusciamo a sapere esattamente come la chiesa è stata allineata, come è stata orientata. Ecco, gli allineamenti a vista si facevano in questo modo: all'alba, col il doppio bastone con l'occhiello, inquadravano il sorgere del sole, punto di stazione, punto di collimazione, e poi veniva tracciata sul terreno. Poi allineamento dell'asse della navata a vista verso il punto di levata del sole all'alba del giorno di Pasqua del calendario. Anche qui ne troviamo alcune allineate sul sorgere del sole a Pasqua. Siccome la data della Pasqua è calcolabile, dipende dall'equinozio di primavera, dipende ma anche dal plenilunio più vicino, subito dopo, e poi deve essere anche domenica, il risultato la possiamo calcolare, abbiamo l'asse di una chiesa e anche lì riusciamo a ricostruire spesso non solo il metodo, ma anche la data di fondazione, proprio studiando l'oscillazione della Pasqua nei vari anni dei vari secoli. E poi c'è l'allineamento lungo la linea equinoziale esatta col cerchio indiano, col metodo delle uguali altezze solari, in accordo con Gerard d'Aurillac, come vi ho descritto qui. Quindi voglio dire, queste sono quelle più belle, voglio dire. Poi chiaramente nelle varie comunità templari c'erano quelli più bravi, soprattutto concentrati nelle commende cittadine, c'erano quelli che erano un po' meno sgamati, meno bravi, e si trovavano soprattutto negli ambienti rurali. E quindi poi, facendo statistiche sulle chiese, anche questa cosa salta fuori. Molto è stato scritto sulla connessione simbolica delle chiese templari col Tempio di Gerusalemme. E allora si dice: ah, le chiese templari sono costruite perché vogliono riprodurre la struttura del Tempio di Salomone. No, l'archeastronomia sembra smentire questa ipotesi. Secondo le misure che sono state fatte sul terreno studiando le chiese, non torna assolutamente. Il margine d'errore è troppo. Quindi mi sentirei di smentirla. Il Tempio di Gerusalemme, fra l'altro, è girato dalla parte opposta e comunque era strutturato in modo che dallo scrano del Gran Sacerdote le due colonne del Tempio fossero allineate verso il punto di sorgere del sole
al solstizio d'estate, oppure al solstizio d'inverno, e quella in mezzo, in tutto l'asse del tempio, doveva essere equinoziale. Allora, proprio su questa equinozialità hanno giocato l'idea della somiglianza, dell'ispirazione da parte del tempio di Salomone con tutti annessi e connessi. In realtà, l'archeastronomia sembra smentire questo. Castelli templari vengono costruiti con tre regole. Regole difensive, principalmente, orientazione astronomica per avere il sole favorevole e caldo, soprattutto nei mesi invernali alla mattina, regole propiziatorie di natura astrologica, e qui chiaramente ci sono dei testi ben precisi. Quindi, voglio dire, e dopo tutto, siccome i castelli hanno sempre delle strutture geometriche ben definite, chiaramente venivano costruite con regole di geometria pratica applicate alla difesa, alle strutture di difesa, orientazione astronomica, ma soprattutto regole astrologiche propiziatorie, che troviamo, le troviamo nel Decem Continere Trattatus Astronomiae di Guido Bonatti da Forlì, che anche lui è del XIII secolo, o nel Cevie Narrans di Jean de Ganivet, che però, voglio dire, è leggermente dopo, ma riporta notizie più vecchie. Eccolo qui il Decem Continere Trattatus Astronomiae, 1242, tanto è quello che è. Guido Bonatti da Forlì, famoso astrologo e matematico, oltre che astrologo di quell'epoca, se si va a vedere il capitolo 3, in edificazione civitatum vel castrorum pseudomorum et similium. E quindi qui dice: attenzione, guardati la Luna, guardati Saturno, guardati Giove, perché sono loro, con la loro posizione, che regolano la durabilità, Saturno soprattutto. Fra l'altro, la cosa interessante è che viene fatto riferimento a due personaggi, Zael e Ali, che poi ho ricostruito essere due astrologi arabi famosi di qualche secolo prima. Et dixit Zael, bla 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 bla. Quindi chiaramente viene riproposto qui praticamente un sapere astrologico che risale praticamente a secoli prima, e che era stato importato praticamente dal Nord Africa. Ecco, abbiamo ancora un castello ritenuto templare, sicuramente lo è, secondo le mie valutazioni, ed è il castello di Bianzano in Val Cavallina, provincia di Bergamo, che ha una struttura molto strana e molto, molto particolare. Eccolo qua. Si posiziona in un posto ben preciso, appena fuori dall'abitato di Bianzano, poi c'è la sua chiesa invece che dall'altra parte, a una certa distanza, e che, eccolo, questa è la planimetria storica del paese, eccolo qui il castello, la chiesa castellana in realtà è qui, hanno costruita qui, allineata in maniera giustamente equinoziale. Eccolo lì con l'immagine da satellite e con la... E se andiamo a studiarlo, ci accorgiamo che è stato costruito con due criteri astronomici il corpo di fabbrica, e il criterio principale è che l'ingresso sia fatto un quadrato perfetto, eccetera, eccetera, sia allineato verso il punto di sorgere della Luna alla sua massima declinazione, quindi all'unistizio estremo superiore, che si ripete ogni 18 anni e mezzo. Il prossimo sarà nel 2025, è stato nel 2006 l'ultimo. E le diagonali sono allineate invece sulla direzione del sole equinoziale. Chiaro, queste direzioni hanno ciascuno il loro angolo di azimut astronomico, quindi queste due direzioni hanno condizionato strettamente la geometria del castello, salvo lasciare alla cinta esterna la parte, diciamo, difensiva. Risultato, lui viene costruito secondo delle regole simboliche, esoteriche, ben precise, che praticamente noi possiamo scoprire. C'è una cosa interessante comunque, è che se uno va a vedere come è orientato quel castello lì, in realtà chi se ne è occupato prima
di me, me ne sono occupato negli anni 90, mi ricordo, ma negli anni 80 anche Aldo Tavolaro l'aveva analizzato e aveva concluso che c'era un errore di orientazione di 10 gradi, cosa che era inammissibile secondo me per un bravo personaggio di alto livello nell'ordine temporale incaricato di orientare un castello. Questi 10 gradi non tornavano perché doveva essere fuori di 10 gradi. Alla fine si è capito perché, perché se io ricostruisco il profilo dell'orizzonte naturale locale, profilo delle montagne visibili dal centro della corte del castello, in realtà è vero che il sole mi sorge agli equinozi a 90 gradi di azimuth, ce l'ho qui, però mi compare fuori dal profilo del paesaggio più tardi e più a sud di proprio di 10 gradi. Quindi in realtà quell'orientazione è stata fatta sull'osservazione del sole che sorgeva agli equinozi, all'orizzonte naturale locale, col risultato che l'altezza angolare apparente della montagna ha spostato il punto di sorgere, che dovrebbe essere qui all'orizzonte marino, all'orizzonte altezza zero, a qui 10 gradi più avanti, in accordo quindi con l'architettura del castello, al suo sorgere reale quando lo si vedeva. Questo è stato calcolato per il 1224, che è la data di fondazione, di quel castello lì. Ecco, il gioco è che se c'è la montagna, abbiamo che il sole sorge dopo e tramonta prima, praticamente, perché... ecco, abbiamo ricostruito anche la luna, la direzione lunare, eccola qua, dietro il monte Grione, praticamente, ecco la traiettoria lunare, anche qui abbiamo un piccolo sfasamento. Quindi la cosa interessante è questa, che se io prendo il castello e lo sposto, non mi tornano più i vincoli di progettazione, quindi doveva essere fatto lì, e lì l'hanno fatto. Okay. Qui ci sono un po' di cose relativamente ai lunistizi, eccetera, quindi alle declinazioni della luna. La cosa interessante è che abbiamo trovato la data di fondazione, che è il 29 marzo 1224, data di luna al lunistizio estremo superiore, quindi alla massima declinazione possibile, più 28 gradi e rotti. Quindi voglio dire, l'archeologia permette anche in certi casi di datare quando non si sa la datazione. Fra l'altro, la geometria del castello è tale che le ombre proiettate dagli spigoli del corpo di fabbrica ai solstizi e agli equinozi vanno a cadere in certi posti ben precisi all'interno della corte. Quindi in realtà poteva essere usato da un esperto anche come calendario, a seconda di come si muovevano nel cortile le ombre, diciamo, dei muri del corpo di fabbrica. Come l'hanno fatto? Con l'astrolabio. L'astrolabio nautico è stato probabilmente utilizzato per ottenere la corretta elevazione, la corretta geometria verticale del castello di Bianzano. E dove sono andati a prendere il metodo con l'astronabio nautico? Dal Geometria Gerberti, capitolo sedicesimo, ad altitudine cum astrolabio metiendum, e qui è spiegato quello che si deve fare. Quindi, diciamo, col Geometria Gerberti si costruiva e si orientava di tutto. L'ultimo aspetto che prendiamo in considerazione brevemente è i simboli astronomici sui sigilli dell'ordine. Sigilli che venivano utilizzati appunto per sigillare pergamene, per ufficializzare i documenti, eccetera. Ne abbiamo una grande quantità. Questo è il più famoso, il bifacciale più famoso, quei due cavalieri sul singolo cavallo. Questo è il sigillo generale dell'ordine, ma poi ci sono i sigilli dei vari personaggi di spicco, delle varie manse, commende, eccetera. Ecco, una cosa interessante: su molti di questi sigilli è scritto secretum templi. Cosa vuol dire? Il secretum templi era il sigillo della tesoreria. Il secretum templi è dove c'era l'oro.
E il personaggio incaricato della custodia e della sorveglianza del tesoro era un cavaliere di alto livello, di spicco, e il suo sigillo riportava dei simboli che lui aveva scelto, ma riportava sempre anche la scritta Secretum Templi, perché era il sigillo della tesoreria. Per esempio, le lettere di credito dovevano avere il sigillo con la scritta Secretum Templi, che era la garanzia che erano state proprio rilasciate dal personaggio della tesoreria di un certo, una certa mansio, di una certa commenda. Vedete che ce n'è di svariati tipi. Ecco, questo, vabbè, è il classico bifacciale di Renaud de Vichy, 1950-52, è stato maestro per i 2 anni qui indicati. Vabbè, i soliti due cavalieri, la moschea di Gerusalemme, scusate, la cappella del Santo Sepolcro. Il sigillo del Gran Maestro di Germania, che mostra le 2 stelle a 6 punte con la figura dell'uomo, d'uomo dei boschi, dell'uomo selvatico. Attenzione che le stelle a 6 punte indicano i pianeti Giove e Saturno, mentre la stella a 8 punte per il Medioevo indica Venere. Poi ci sono i sigilli con l'Abraxas. Questo è uno della tesoreria di Francia, il conto sigillo della tesoreria, della Secretum Templi di Parigi. Praticamente l'Abraxas, cos'è? Questa strana figura esoterica, simbolica, che di fatto indica la sapienza. E questo simbolo è quello di un essere umano che ha come gambe 2 serpenti e in genere ha una frusta e uno scudo in mano, e la testa è di uccello. È sempre accompagnato da 7 stelle, qui, ma anche, eccone qui alcuni altri, 7 stelle che sono i 7 luminari, quindi diciamo il Sole, la Luna e i 5 pianeti visibili a occhio nudo: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Questo è il sigillo di Fra Hughes dell'Oxford. Ecco che compare la stella a 6 punte. Questo di Arnaud de Gardeny, questo è spagnolo. 2 stelle, 8 punte. Questo è un quadripartito simmetrico, quindi questo è il pianeta Venere, ripetuto 2 volte perché la struttura araldica del sigillo, appunto, è asimmetria quadripartita. Ecco, iconografia medievale, questa è la rappresentazione del pianeta Venere. Poi ci sono sigilli come questo, è il sigillo di Huesca del secolo XIII, dove compare il crescente lunare e la stella a 8 punte. Crescente lunare Venere. È di fantasia? No. Vedete anche il sigillo di Fra Roberta, di nuovo riporta la stella 8 punte, Venere appunto, e il crescente lunare. Dicevo, non se lo sono inventato, ma corrisponde al concetto di Ishtar, cioè la congiunzione della Luna con Venere visibile dal cielo periodicamente, perché si ripete secondo certi periodi, certe regole. La troviamo ancora adesso sulla bandiera turca. Il crescente lunare e la stella. E ovviamente questo aveva dei significati comunque sia simbolici che esoterici. L'ultima cosa è questa. I templari navigavano e certe chiese hanno una deviazione rispetto al vero est astronomico, che è strana, che suggerisce che forse l'orientazione poteva essere stata ottenuta utilizzando non la costruzione geometrica sul terreno, ma la bussola magnetica. Bussole magnetiche ce n'erano. Solo che il problema è che il nord magnetico rispetto al nord astronomico vero ha una differenza, che è la declinazione magnetica, variabile nel tempo e nel luogo. E questo è dovuto a questioni interne del nucleo della Terra, movimenti, eccetera. Risultato, però, voglio dire, c'erano le bussole a quei tempi? Sì, perché l'Epistola dei Magnete di Pierre de Maricourt, Pietro Pellegrino,
descrive esattamente come si fabbricano le bussole, come funzionano, eccetera, lui e Pierre de Maricourt, appunto, è stata pubblicata ufficialmente nel 1269, ma era conosciuta in realtà anche prima. Qui ne abbiamo una trascrizione del 1558, perché il manoscritto originale del 1569 non ce l'abbiamo più, non c'è. E comunque insegna come farle e come costruirle. Ecco, proprio questa è la miniatura originale nell'epistola de Magnete di Petrus Peregrino. Bene, noi come possiamo sapere se hanno utilizzato la bussola o no per certe chiese o per certi castelli? Semplicemente mica tanto, ma abbiamo la possibilità di avere la ricostruzione delle linee di declinazione magnetica, praticamente con i modelli paleomagnetici di adesso, fino a circa il 10.000 a.C. E quindi, per esempio, anno 1161, vedete il globo sotto, cioè un'app di Google Earth, praticamente, che può essere caricata, è pesantissima, e vi dà il profilo del mondo, praticamente, vedete qui l'Italia, la Spagna, la Francia, e il valore della declinazione magnetica calcolato con i modelli paleomagnetici, perché conosciamo il nucleo della Terra, conosciamo ormai come la magnetosfera funziona, come funziona la Terra nel suo interno, eccetera, quindi si può riuscire a calcolare. Questo è del 1161, e quindi io, per esempio, se ho una chiesa del 1161 che è fuori, che so, in Spagna, sui Pirenei, che è fuori di 10 gradi, vado a ricalcolarmi la declinazione magnetica, trovo 10 gradi, questi hanno usato la bussola con grandissima probabilità per orientare. 1229, vedete che la situazione è cambiata, 1276 è cambiata di nuovo, 1305 è cambiata ancora. Risultato, è possibile quindi studiare le chiese costruite dall'ordine temporale, ma anche le quelle degli altri, voglio dire, anche le altre cose, e scoprire i metodi di orientazione che sono stati seguiti nei vari casi, e quindi capire anche qual era l'impostazione culturale dei personaggi dentro l'ordine che li hanno applicati. Con il risultato che a questo punto si comincia ad avere anche un'altra visione dell'ordine temporale, non più la solita, voglio dire, economica, monetaria, guerriera e cose varie, ma anche, diciamo, la sfera della sapienza, dell'esoterismo, della geometria, della matematica, dell'astronomia, che personaggi di spicco dentro quest'ordine fossero altri cavalieri o no, tendenzialmente no. I personaggi che c'erano queste cose tendenzialmente non erano cavalieri combattenti, e ci possono testimoniare. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, se siete arrivati fino in fondo, e eventualmente qualche domanda, dire, sono qui a rispondere. Aspettiamo se c'è qualche domanda sotto, potete scrivere sotto i commenti. Adriano, ti do una bella notizia, hanno seguito tutti attentamente, perché il pubblico non è mai diminuito, quindi sono stati tutti molto attenti. Spero non sia stata troppo complicata. Ma credo di no, qualcuno mi chiede le slide, no, io ricordo che il video resterà online. Allora, o che mi mandino un'email oppure un WhatsApp, eccetera. L'email è sulla prima delle slide, quindi magari se ve lo ridò, comunque, ma se ve lo dico anche a voce, e sono ben felice di mandarvele. Non c'è nessun problema. Allora, dopo scriviamo nei commenti, scriviamo la mail di Adriano, e chi vuole richiedere. Magari sulla prima slide, magari c'è. Vediamo, okay, poi lo riporteremo, lo scriveremo anche sotto nei commenti, così chi vuole può richiedere. Cerco di andare a recuperare. Share, stop screen. Comunque, adriano.gaspani.astro@gmail.com.
Vediamo se riesco a riprendere la presentazione. Eccola qui. È ancora condivisa, mi pare. E vediamo se. Eccolo lì. Ok, l'abbiamo messo, l'abbiamo Eccolo messo, qua. l'abbiamo messo. Abbiamo messo anche la Eccolo mail. lì. AdrianoGaspari.asto@gmail.com. Mandate Ok, un'email, vi siamo mando dimenticati la chiocciola, il poi legato adesso la mettiamo PDF. bene. Chi mi conosce invece che ha il mio numero di telefono, usi pure WhatsApp o la pagina Facebook, c'è quello Vabbè, dopo scriviamo che bene i volete, va riferimenti. bene tutto. Dopo scriviamo bene i riferimenti, io facevo una riflessione, Adriano, mentre te parlavi. In epoche molto antiche la conquista della conoscenza era un'impresa molto ardua, perché come detto te, spesso veniva anche nascosta, trasmessa tra una ristretta cerchia di persone, a volte nemmeno Esatto. messa per iscritto, quindi trasmessa verbalmente, quindi era difficile conquistarla e poi una volta che si Sì, anche conquistava per una ragione di sicurezza, eh? di Anche per sicurezza, una una volta ragione che di si... sicurezza, perché gli argomenti astronomici implicavano una eventuale probabilità di finire a rogo, Ecco, infatti stavo perché dicendo proprio chiaramente si questo. poteva accorgersi che forse quello che veniva propugnato ufficialmente non era proprio corretto dal punto di vista di quello che si osservava in cielo. E quindi criticare poteva essere pericoloso perché si rischiavano le accuse di eresia e poi era un casino perché poi dopo poi era dura dire. Beh, anche Quindi una volta Gerberto, che anche Gerberto Riach ne ha rischiata una, ma si è difeso bene. Scusa, che non ti sento. Si conquistava la conoscenza, poi si rischiava anche di finire a rogo, quindi insomma era Ah difficile sì. Eh averla e quando si conquistava si rischiava grosso. Invece sì. nei nostri giorni abbiamo accesso a qualsiasi fonte informativa e spesso invece ci fermiamo a una conoscenza superficiale delle cose. Quindi tu stasera Sì, invece poi ci hai voglio dato... dire, attenzione, che nei tempi moderni abbiamo accesso a qualsiasi fonte informativa, ma non è tutto oro quello che luccica. Voglio dire, Sicuramente sì. quello che è la facilità con cui noi possiamo accedere alle informazioni adesso fa sì che chiunque possa propagare qualsiasi tipo di informazione, quindi voglio dire, poi è difficile discriminare. Per cui Infatti, questo è il problema. e quindi ti tocca avere una preparazione per riuscire a discriminare, perché se no rischi di prendere lucciole per lanterno dall'ascolto al complottista di turno. Cioè, Questo è il problema dei nostri giorni, troppe informazioni e quello dei spesso... giorni antichi era invece che il sapiente era pericoloso perché pensava con la sua testa, era con Ancora la oggi. testa della Chiesa, Ancora perché ai tempi oggi. era la Chiesa che comandava. Per cui, cioè, vai come vai, insomma, la cultura alla fine, prevede qualche rischio. Il sapiente è pericoloso anche oggi, ma noi vi raccomandiamo di essere pericolosi. Quindi Esatto, grazie, grazie Adriano, esatto. grazie a tutti che ci avete seguito. Ci vediamo alla prossima conferenza sulla notte di mezzo. Buonasera a tutti. Va bene, buona serata, buonanotte a tutti e a presto.